Abbiamo dei giacimenti mediterranei fondamentali. Il fatto di essere veramente nel centro del mondo, degli scambi umani per millenni, qualche cosa ha lasciato in termini di evoluzione. Non possiamo far finta che noi non abbiamo un qualcosa in forte gravidanza, qualcosa che sta per nascere, perché questa cosa noi la sentiamo, la sappiamo. Il Mediterraneo è sempre incinto, sempre, sempre, e questo è un momento straordinariamente importante in cui vedremo grandi novità che potranno proprio essere messe in movimento proprio grazie alle qualità della italianità e mediterraneità. Non parlo, non dico queste cose per creare campanilismi o creare attenzione sull'italiano, o per creare differenze tra gli italiani e gli altri europei, i popoli del mondo. Nella maniera più assoluta, nessuno può mancare, nessun popolo può mancare a questo appello di risveglio collettivo. Ma noi siamo italiani e soprattutto siamo sotto attacco, e soprattutto siamo sotto un attacco psicologico, per cui non abbiamo consapevolezza di chi siamo, perché ci come possiamo, autosabotiamo, e dunque parliamo dell'italiano perché abbiamo bisogno di recuperare la nostra forza, la nostra bellezza, le nostre capacità, lasciando andare in secondo piano completamente quelle che sono le idee, che vengono propagandate continuamente sugli italiani. Ci sono molte slide in più che in questo percorso, in questo varco, magari non tratterò, però lascio a disposizione di chi farà il percorso per intero, per estrarre ovviamente altre parole chiave che potrà approfondire. Ora voglio condividere con voi però un pezzo da Comunicare Mediterraneo, che è un libro pubblicato da me nel 2011, dove do molte indicazioni, che questo è il frutto della mia ricerca antropologico sulle mie radici mediterranee, che vi suggerisco caldamente di studiare, perché sono già incluse proprio in questo libro quelle che possono essere le caratteristiche, le risorse vincenti dell'italiano e del Mediterraneo. Io qui mi limito solo a condividere con voi questa caratteristica. Relativizzare l'eccellenza. La mediterraneità è fonte di un altro meraviglioso talento, quello di saper relativizzare l'eccellenza. Che vuol dire relativizzare l'eccellenza? Le invasioni e dominazioni vissute hanno forgiato i mediterranei ad accettare una forma di precarietà. Ci dice qualcosa? Siamo abituati da millenni alla precarietà, quindi per noi non è un fatto moderno, che induce non solo a saper gustare ciò che siamo momento per momento. L'italiano sa vivere nel qui ed ora, sa accontentarsi anche di poco, conosce il gusto del vivere proprio anche per questo, ma soprattutto ad amare il proprio piccolo paradiso di terra, distinto dal paradiso della terra del popolo vicino. Il proprio stile di vita e le proprie tradizioni non si propongono quindi mai come un modello universale valido per tutti i popoli, ma come un dono speciale ed unico che può anche non essere condiviso. In tal senso, infatti, laddove le conflittualità non approdassero ad una riconciliazione, la distanza imposta dalla differenza è comunque rispettata. Guardate un po' che cosa abbiamo noi nel DNA e lo dimostriamo costantemente, perché ci abbiamo costruito, abbiamo vissuto per millenni in un luogo così, cioè in un paese meraviglioso che sa costruire delle identità così forgiate da creare eccellenze, ma così diverse dal popolo vicino di pochi chilometri, che il rischio evolutivo è di voler obbligare le persone a noi vicine ad utilizzare le nostre eccellenze, ad utilizzare la nostra lingua, ad utilizzare le nostre scoperte. Noi abbiamo questa caratteristica invece, che fa parte proprio della ricchezza, bellezza, folle, geniale, creatività dionisiaca, tipica dell'italiano mediterraneo. E c'è quello di produrre e creare così,
sapendo di poterlo fare comunque, senza voler imporre le proprie creazioni agli altri. Se per cooperazione intendiamo il trovare un modello buono, il mio, e io lo impongo sugli altri, così come fanno gli esportatori della democrazia, i totalitaristi, i dittatori sostanzialmente, i dominatori. Non è così che si coopera. La cooperazione, in maniera silente per migliaia di anni, il modello di cooperazione vincente l'ha creato già l'Italia, ha saputo reggere l'impatto di guerre, di tragedie enormi, drenando ricchezza da tutti gli attraversamenti e per migliaia di anni l'Italia è stato terreno in cui sono stati piantati tutta una serie di processi evolutivi della genialità umana, costruiti su questa semplice soluzione. Io cresco nella mia identità, ma non impongo la mia identità a te. Io accetto la tua e ci teniamo alla debita distanza. E collaboriamo attraverso le differenze nella costruzione di un terreno armonico in rete che non sta lì a farsi le guerre, ma anzi, attraverso le differenze, fa scoccare scintille di innovazione continua, di integrazione continua. Nel Mediterraneo si sono quindi sviluppate tante piccole civiltà, tante piccole patrie in cui l'amor loci, il particolarismo non hanno soffocato l'apertura verso il nuovo e il diverso, anche perché i propri confini hanno rappresentato fonte di nuova conoscenza e di scambio più che di conflitto. Quello mediterraneo, insomma, è un genere di particolarismo che dà vita al continuo confronto tra civiltà, ponendo le basi per un altro elemento caratteristico delle culture mediterranee, la tolleranza nei confronti del diverso. Una tolleranza che non è sorda indifferenza, ma ascolto rispettoso, che stabilisce i simboli della vicinanza e della distanza. Se vogliamo cooperare, non è detto che dobbiamo diventare una cosa unica, unire le figure giuridiche, le organizzazioni, le idee, le cose da fare, nella maniera più assoluta. Ciascuno deve stagliare la propria differenza, ciascuno deve stagliare la propria voce, la propria identità, ma l'unione tra queste differenze è data proprio dall'alchimia che queste stesse differenze creano, stando in uno stato di tolleranza e di fede verso il movimento virtuoso delle differenze della vita, perché lanciate nel futuro, in questo movimento aurico, noi sappiamo di andare in una direzione di unificazione e quindi la lungimiranza e la pazienza tipica dell'uomo e della donna mediterranea sono un'altra caratteristica fondamentale in questo processo. Quindi siamo qui a costruire nel Mediterraneo continue identità, identità che potrei definire progressive, evolutive, perché destinate a rinforzarsi, impreziosirsi grazie al confronto continuo. Quindi la nostra è una identità complessa. Abbiamo già sviluppato il modello che può aiutarci a creare un nuovo modello di cooperazione. Ce l'abbiamo già nel sangue. Dobbiamo esserne consapevoli ed estrarre dei sistemi per mettere in cantiere proprio queste cose su progetti deliberati, non soltanto spontanei, che nascono un po' dalle nostre qualità archetipali. Dunque, il Mediterraneo come sistema sofisticatissimo di cooperazione, di civiltà, che attraverso l'evoluzione tra le differenze scopre una evoluzione comune. E anche qui, quindi vedete che non abbiamo più lingue, scusate, non abbiamo una lingua unica, non siamo qui a spingere verso una lingua unica, una moneta unica, un capo unico, una cultura unica, delle leggi uniche. L'esatto contrario, si coopera in un modo sottile, non in questo modo hard. Quella è la via del tiranno, quella è la via del dominatore. Allo stesso modo, anche per quanto riguarda la biodiversità, possiamo dire che l'identità mediterranea
effettivamente sta all'interno di un sistema che sembra proprio fatto ad hoc per generare identità evolute, identità umane e non solo. Siamo dunque vicini, questo sarà un concetto che esploreremo meglio, quindi un piccolo appunto, al concetto di fluidità cooperativa. Stiamo iniziando a comprendere attraverso questi modelli che forse la cooperazione non è così stantia, ma va vista come transizione. I gruppi cooperativi devono essere visti sempre come gruppi di transizione. Quindi conosceremo, pian piano esploreremo quello che io definisco la cooperazione aurea, perché sta all'interno di un movimento aurico, aureo, che rispetta la legge di risonanza, la legge dell'ottava, piano piano ci accostiamo anche a questo, e quindi potremo sviluppare anche l'idea, immaginare meglio come, diciamo, questo movimento collettivo si sviluppa a spirale. Diciamo, in questo tema rientra anche la domanda molto importante che ci dobbiamo fare, ma siamo ancora convinti, siamo ancora con quest'idea che la comunità, la cooperazione possa essere cooperazione evoluta, un nuovo paradigma di vita comunitario possa essere esplorato e finalmente vissuto all'interno di comunità fisse, di comunità stantie, stanziali, di comunità chiuse, comunità selezionate, ne parleremo.